Oh, buongiorno a tutti, ciao. Sono qui oggi per parlarti della fase che precede il vero e proprio allenamento, e cioè il riscaldamento muscolare. È una fase importantissima perché? Perché serve a preparare appunto il corpo al workout successivo. Lo scopo qual è? La modalità qual è? È quella di cercare di alzare un pochino la temperatura corporea, elevare leggermente il battito cardiaco con movimenti fluidi molto ampi. Ci sono tanti modi di fare riscaldamento muscolare e fare che cosa? Portare all'interno del corpo una maggiore circolazione sanguigna, una maggiore circolazione di ossigeno, quindi riscaldarci, lubrificarci, mi piace il termine lubrificarci, e prepararci appunto al workout che seguirà. Un altro aspetto legato sempre al riscaldamento muscolare, che è un pochino più, se vogliamo, mentale ed emotivo, è quello che ci aiuta ad entrare nello spirito dell'allenamento, quindi a cominciare a portare la nostra attenzione, la nostra concentrazione non solo al corpo, ma alle sensazioni del corpo. Ultimo e non ultimo di importanza, il riscaldamento muscolare previene i microtraumi, cioè partire a freddo per fare qualsiasi attività comporta che cosa? Un elevato rischio di farsi male, fondamentalmente. Piccolo, grande trauma che sia, questo può avvenire con maggiore facilità se invece il corpo è caldo, è preparato ed è pronto, corpo e mente sono pronti, porteremo maggiore attenzione a quello che andremo a fare, diventerà molto più piacevole, i famosi ormoni del benessere si attiveranno meglio e prima e quindi l'allenamento stesso diventerà molto più efficace e molto più piacevole. Grazie dell'attenzione e ci vediamo nel prossimo video.